Nicola Salvatore qui al Pizza Expo 2014 nazionale, ripetiamo edizione nazionale a tutti quanti gli effetti, in rappresentanza, anzi più che in rappresentanza, a guida di tre regioni che sono l'Abruzzo, il Molise e l'Umbria. Infatti il suo staff di allievi in pratica si è diviso, perché con competenze territoriali differenti, in queste tre regioni specifiche. Tra i prodotti tradizionali presentati, quello che mi ha colpito di più sinceramente, Nicola, è la mitica pizza con la pampanella, della quale stiamo parlando addirittura da giovedì scorso, perché chiaramente i nostri telespettatori sanno benissimo che questo evento è partito proprio giovedì 26 giugno e termina oggi, ma termina con la speranza che se ne possa immediatamente, a brevissima scadenza, ripetere un'altra edizione, perché è il popolo covò, come si dice a Napoli. Vogliamo parlare di questa ricetta meravigliosa del 1500 della pampanella? Sì, questo in effetti è un prodotto che ho scoperto e sto riscoprendo sulla pizza proprio in occasione di questo Pix Expo. Io sono abruzzese, a dire il vero, comunque da tempi antichi l'Abruzzo era unito con il Molise, e quindi abbiamo riunito con la pizza queste due regioni per questa occasione. E per quanto riguarda il Molise, ho trovato nello specifico questo prodotto, che è appunto la pampanella, che è un prodotto tipicamente esclusivamente del Molise, a differenza della ventricina tipo vastese, che è sì un po' più tipicamente abruzzese, ma anche se la si trova a cavallo nei confini tra le due regioni. La pampanella è un prodotto esclusivamente del Molise. Sono veramente fiero e orgoglioso di aver potuto presentare e far scoprire, conoscere questo prodotto attraverso la pizza, che è un prodotto molto molto di nicchia, insomma. C'è per fortuna questo produttore, questa macelleria in effetti, che poi ha messo su anche un piccolo localino in quel di Monte Cilfone, in provincia di Campobasso. Vi fornisce praticamente questa pampanella deliziosa che noi qui abbiamo potuto assaggiare. Ma parliamo un attimino di questa pampanella, della carne di maiale particolare, lavorata in modo particolare con delle spezie particolari. Io ho sentito questo peperoncino, che lei Nicola si preoccupava fosse un po' troppo, non lo è assolutamente troppo, è gradevolissimo e devo dire che è anche altamente aromatico, perché c'è sia il dolce che il piccante. Ed è una qualità di piccante anche squisita, perché ci sono piccanti e piccanti. Certo, certo. Infatti questa è una carne di maiale messa a macerare e poi a cuocere per oltre 10 ore in questa salsa di peperoncini rossi, dolci, ma soprattutto piccanti, e quindi insomma alla fine è tenerissima sulla pizza e c'ha questo aroma particolare di questi peperoncini autoctoni della zona. Sono, a dire il vero, un piccolo segreto, sono un mix di 7 tipi di peperoncino diverso che gli danno questo particolare aroma di piccante. Non è solo piccante, è un amaro caratteristico tipico della zona, del luogo, che poi conferisce questo caratteristico e tipico così sapore, anche profumo, lo si sente anche a freddo, insomma, la carne. Io dicevo che era molto piccante, perché quando ho assaggiato la prima volta, ci hanno fatto assaggiare nel suo locale di Casa Floria a Monte Cilfone con la pasta, con le pappardelle. Quindi con la pasta e le pappardelle, insomma, si esaltava molto il piccante, con una specie di pappardelle, di sagna, insomma. Poi c'è sulla pizza, ho visto che tra il pomodoro e la mozzarella si attenua un po', e effettivamente è molto gradevole, come lei ha potuto apprezzare. Quindi sono molto... che poi questa è l'antesignana ventricina primordiale, che poi si è sviluppata in salumi. Questa, deve vero, fa parte della gamma dei salumi cotti, mentre come la salama da sugo del Ferrarese o altre, insomma. Allora dobbiamo venire a Lanciano per provarla ora che finisce il Pizza Expo. Sì, certamente, perché no? Mi fate un colpo di telefono e volentieri vi ospiterò nella mia Lanciano.